ospite oggi. Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo delle mie ultime letture. Lo sapete, mi piace sbucciare i libri che leggo, sono una criticona, quindi sarà una chiacchierata lunga. Munitevi di tè, altre bevande, snack, quello che vi va, mettetevi comodi e iniziamo subito. Cosa ho letto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Tanti libri, questa cosa non stupirà nessuno. Cominciamo dall'ultimo libro che ho letto e che ha decisamente ripagato l'attesa, perché si tratta di un libro che vedo in giro da anni all'estero e se ne parla benissimo da veramente tanto tempo e finalmente è stato tradotto in italiano e pubblicato da Bompiani. Sto parlando de Le nostre mogli negli abissi di Julia Arnfield, un'autrice Bompiani, infatti credo proprio che recupererò anche la raccolta di racconti Mantide, se non sbaglio è il titolo, di appunto quest'altra pubblicazione precedente. Questo titolo racconta di una crisi, la crisi che attraversano due donne sposate, quindi una coppia, a seguito di un incidente che probabilmente non è un incidente, non è stato un incidente. Infatti una delle due mogli, Lia, è una biologa marina e per mesi scompare nel fondo degli abissi perché appunto il suo sottomarino con cui era andata per compiere una missione di ricerca è dato per disperso nel fondo dell'oceano, tanto che la compagna Miri la considera morta. Invece dopo 6 mesi ritorna, il problema è che quello che ha vissuto l'ha cambiata inevitabilmente, così come cambierà del tutto la sua vita con Miri, con la moglie. Appare subito chiaro che qualcosa di terribile le è accaduto, è vero che ne porta i segni visibili sul corpo e secondo una consuetudine tipica del thriller noi scopriremmo man mano che il libro avanza che cosa è successo, come e perché, giusto? Non esattamente, perché questi due interrogativi, perché e come, in realtà sono due interrogativi a cui l'autrice non è assolutamente interessata a rispondere. Questo infatti lo considererei un thriller rovesciato, in cui il punto non è cosa o come sia successo, ma il punto è che è successo e bisogna fare i conti col fatto che la realtà non è più quella di prima, fare i conti con questa trasformazione. È un libro che parla molto di metamorfosi, anche sfruttando elementi molto tenui del body horror. Tutto il mistero è asservito a scopo metaforico, a creare appunto questa grande metafora del trauma, ma in generale del dolore, della perdita, della vita. Alla fine che cos'è la vita se non qualcosa di terribile che ci accade? Queste scosse, scosse continue al nostro concetto di normalità, alla nostra stasi. Alla fine la vita è continuo cambiamento. Vediamo qualcosa di sconvolgente, assistiamo a qualcosa di tremendo che accade alle nostre vite o alle vite delle persone che ci stanno attorno e da quel momento niente sarà più come prima. Non possiamo più tornare indietro alle persone che eravamo prima che ci succedesse qualcosa. Le nostre mogli negli abissi è questo, è un tentativo di elaborazione del trauma ed è per questo che la sensazione principale che Arnfield ricrea perfettamente è proprio quella dello sgomento. Non riusciamo a crederci di non essere più le stesse persone che eravamo. Risulta tutto estraneo, persino la nostra stessa moglie ci risulta una sconosciuta. C'è proprio questo incontro con lo strange, con l'estraneo. In questo senso mi ha ricordato moltissimo il genere weird, un po' come nella trilogia dell'Area X di Jeff Vandermeer, perché quello che succede non è mai esplicitamente terrificante, ma è più un'ansia sottesa. Gli elementi horror sono molto tenui. Inoltre la scrittura gioca molto di più sul regno del simbolico, è molto evocativa, ogni frase cela un significato più profondo, esattamente come quando ci inabissiamo sott'acqua, c'è sempre un livello più profondo, anche dove sembra che ci sia il buio più assoluto, dove manca la vita, in realtà c'è qualcosa, lo avvertiamo e quindi tutto questo libro è costruito su questa atmosfera. La cosa veramente convincente di questo romanzo, secondo me, è proprio il fatto che l'uso del simbolico, nonostante ci sia effettivamente questa atmosfera soffusa, non è per niente vago, è estremamente preciso. Lei dalla prima all'ultima pagina usa l'acqua come elemento fondamentale, come struttura del romanzo. In sostanza, come vi ho detto prima, esattamente come c'è un prima e un dopo, questo incidente, questa cosa terribile che Lia ha vissuto, c'è anche un sopra e un sotto. C'è la vita sulla terraferma e c'è la vita sott'acqua.
acqua. In questo caso l'uso del metaforico è veramente riuscitissimo. Lo sapevi che tutti noi abbiamo un po' di oceano dentro? Il sangue è composto essenzialmente di sodio, potassio, calcio, grosso modo come l'acqua del mare. Tra l'altro le prime forme di vita sono arrivate dal mare, perciò ce ne sarà sempre una traccia in tutto, una piccola traccia di sale nelle ossa. In sostanza il mare rappresenta, così in generale, più questo interregno che lei crea, questo interregno subacqueo, rappresenta un po' l'inconscio, il mondo della regressione. È un elemento mitico potentissimo che può anche portarti alla follia. Lei usa anche dei termini scientifici, come per esempio la malattia da decompressione di cui soffrono per esempio i sub, per spiegare cose che in realtà non hanno una vera e propria spiegazione, come per esempio il fatto che Lia, da quando è riemersa, inizia a avere degli strani sintomi. La sua pelle inizia a mutare, è come se lei si stesse trasformando in una creatura marina. E lei questo lo chiama anomalia della riemersione, come se lei fosse rinata una seconda volta. In generale, l'elemento acquatico è anche molto collegato al regno non solo della follia, come ho detto prima, ma anche al regno del sogno. Infatti ci sono tantissimi sogni all'interno di questo romanzo, proprio per farvi capire quanto sia in qualche modo diviso tra il livello conscio e il livello inconscio. Questo libro, e in questo caso secondo me è un thriller a tutti gli effetti, nonostante sia un po' ibrido come thriller, però è un libro che parla di panico, è un libro che parla di ansia, di paura che non riemergeremmo da noi stessi, paura che qualcosa di terribile ci cambi per sempre, paura di impazzire, paura di non riuscire a gestire le nostre vite, di perdere le persone che amiamo. È proprio un libro sull'ansia, è veramente scritto divinamente, unico e originale nelle atmosfere che crea, estremamente evocativo, è veramente un romanzo fantastico. Forse è una delle cose migliori della narrativa straniera di quest'anno, anche se siamo solo a marzo, però lo dico, mi espongo. Dopodiché cambiamo completamente genere, come di solito faccio, perché a me piace spaziare nelle letture, sono una lettrice onnivora. Ho letto Il vincitore del premio Strega del 1986, ovvero Rinascimento privato di Maria Bellonci. Allora, come potete immaginare sia dal titolo sia dalla copertina, questo è un romanzo storico, perché ricostruisce la vicenda di Isabella d'Este, che è stata a lungo marchesa di Mantova a seguito del matrimonio con Francesco Gonzaga. In poche parole è stata una delle protagoniste del Rinascimento, inteso come periodo storico, ma anche proprio dell'umanesimo, inteso invece come movimento culturale. È stata fin da piccola una donna di spiccata autorevolezza delle arti, lei era musicista, molto molto colta, amante delle lettere, e a lungo fu anche mecenate, una delle più grandi mecenate d'arte in Italia, che in quel periodo voleva anche dire d'Europa e del mondo, perché l'Italia era la culla del Rinascimento. Ovviamente il tutto condito da una serie di intrighi politici, che vi dico solo che ho dovuto fare uno schemino alla fine del libro, perché ho dovuto proprio ripassare, riaprire i libri di storia, perché non mi ricordavo tutti questi intrighi da soap opera, e veramente ho fatto fatica, anche perché questo sì è un romanzo a sfondo storico, ma non è assolutamente una biografia, non è assolutamente un saggio, è estremamente romanzato nella prosa e anche nel modo in cui sono presentati i fatti. Non è che ci sono degli spiegoni, quindi siete voi che ovviamente si capisce tutto, però un minimo di conoscenza dovreste averla. Io vi devo dire che sono rimasta incantata, estremamente affascinata, anche il fatto che in qualche modo la lettura venisse interrotta per andare a studiare, per andare ad approfondire quel determinato evento, è una cosa che a me piace imparare dalla lettura, quindi anche dopo, quando ho approfondito con video su YouTube, dove sono andata a rivedermi anche per esempio la rivalità con Lucrezia Borgia, tra parentesi Maria Bellonci ha scritto un libro proprio su Lucrezia Borgia che voglio assolutamente recuperare, insomma andarsi a sbirciare anche le dimore dove hanno vissuto questi uomini e queste donne straordinarie, l'ho trovato un valore aggiunto, quindi non ha tolto assolutamente nulla al testo, ma anzi ha aggiunto. Detto ciò, consiglio la lettura di Maria Bellonci a chi è un esteta.
Perché innanzitutto quello che vuole fare Bellonci, e le sue intenzioni sono chiare fin dal titolo, è mostrarci un lato nascosto della storia. Quindi se volete un mero elenco di eventi sicuramente rimarrete molto delusi. Inoltre la prosa di Bellonci non è assolutamente semplice o scorrevole. Bisogna prendersi il tempo giusto per leggere Bellonci, anche perché l'accuratezza storica deriva anche dal sapersi immergere nella lingua di quel periodo, e lei lo fa mostrando una grandissima innanzitutto un grandissimo lavoro di ricerca, ma anche un'attenta selezione, una selezione raffinata e anche magniloquente, se vogliamo, del vocabolario, del lessico utilizzato. Comunque il Rinascimento è stata un'epoca molto formale, anzi la società si è disciplinata, inizia a disciplinarsi ancora di più proprio in questo periodo, e anche l'espressione di se stessi attraverso la moda, attraverso l'arte, si va proprio codificando attraverso anche l'eloquio, si va codificando in certi registri, quindi c'era una sorta di anche pomposità nella maniera in cui si scrivevano le lettere, perché in questo romanzo ci sono numerosissime epistole, il modo in cui si ricevevano gli ospiti, si ricevevano gli aristocratici. Comunque c'era tutto un cerimoniale, e quindi la prosa rispecchia queste regole. Ma io l'ho trovato assolutamente adatto, affascinante. Sicuramente non è una prosa leggerissima, però in certi casi non serve una prosa leggera, anzi serve essere conturbati da queste atmosfere anche un po' solenni, se vogliamo. Inoltre penso che tutto questo anche un po' artificio, se vogliamo, formale, poi sia controbilanciato dal fatto che, nonostante il periodo storico parecchio turbolento, parecchio frenetico, comunque Isabella d'Este si è ritrovata anche a avere il potere nelle proprie mani, un potere che lei usò ovviamente in maniera meno esplicita rispetto ad un uomo, perché non aveva la concessione, e quindi ha dovuto in qualche modo esercitare il potere in maniera un po' obliqua, no? Facendo tantissimi sotterfugi, giochi di potere, insomma in maniera un po' più subdola rispetto ad un uomo, per ovviamente i pregiudizi e le condizioni delle donne a quell'epoca. Comunque stavo dicendo che, nonostante questo, il libro è quasi universale nelle sue riflessioni, anzi senza il quasi, è proprio un libro dove al centro c'è la riflessione sul tempo. È anche proprio un libro intimista, che sì, ovviamente è ambientato in quegli anni, quindi c'è quel quadro storico, quello sfondo, però veramente è un racconto privato, intimo, di una donna estremamente saggia, ma a volte anche frenata, fin troppo razionale, una grande osservatrice, una donna che si è dovuta anche mettere da parte in tante circostanze, nonostante abbia preso il suo spazio e il suo posto nel mondo in un'epoca difficile, dove una donna era più che altro una macchina da figli. Sono tanti i suoi trionfi, ma sono tante anche le sue sconfitte, e in tutto ciò Maria Bellonci riesce ad intrecciare il personale e il politico in maniera, secondo me, fantastica. Anzi, direi che non c'è nessun altro libro quanto questo, almeno della mia esperienza con i romanzi storici, che dimostri che proprio il personale è politico, specialmente nel Rinascimento, che veramente, ragazzi, è una soap opera. Veramente i colpi bassi che si tiravano a corte, mille corna, mille parentele, davvero complimenti Isabella, che ti sei saputa giostrare fra tutte queste difficoltà. Comunque, molto piacevole questa immersione veramente in un altro mondo, ma allo stesso tempo con riflessioni sul tempo universali e sempre valide. Tant'è vero che proprio un'immagine fantastica è proprio quella di Isabella che riflette sulla sua vita a posteriori in questa sala degli orologi, che io mi sono immaginata appunto una sala pienissima di orologi da collezione, orologi sontuosi che ticchettano ovviamente ognuno con un proprio tempo leggermente diverso da quello degli altri, che rappresenta un po' la percezione che ognuno di noi ha del tempo, ma anche il fatto che possiamo in qualche modo sincronizzarci con il tempo di una persona come Isabella d'Este, che è vissuta secoli prima di noi. Quindi c'è questo scarto temporale, ma questo non significa che non si possa battere in qualche modo la stessa ora. Veramente bello, sono contenta di averlo letto, anche perché questo faceva parte dei libri che avevo pescato dal calendario dell'avvento del 2023, perché era da tanto tempo
tempo che giaceva nella mia libreria, quindi ho fatto questo gioco in cui ho selezionato dei libri che dovevo leggere per forza perché era veramente da troppo tempo, quest'anno nel 2024, perché è veramente da troppo tempo che giacciono intoccati, intonsi nella mia libreria. Poi parliamo invece di un libro molto breve, perché Rinascimento privato ci ho messo veramente tanto a leggerlo, un mese pieno, perché come vi ho detto è un libro che richiede molto tempo. Invece I Beati Anni del Castigo di Fleur Jaggi l'ho letto in un pomeriggio perché sono meno di 100 pagine. Lei è un'altra autrice italiana che però scrive, scusatemi, lei è un'autrice svizzera che scrive in italiano. Il libro è del 1993 e me l'avete consigliato perché Dark Academia, quindi ambientato in un collegio, e ovviamente un collegio svizzero, parzialmente autobiografico, racconta di un'amicizia, più che di un'amicizia però più un'infatuazione, diciamo così, tra due compagne di corso. La narratrice che attraverso anche questa patina malinconica del ricordo rievoca appunto la sua esperienza in questo collegio dove ha conosciuto Frédéric. Una ragazza da cui lei rimane completamente stregata, infatti tutto il romanzo è poi un'atmosfera torbida, quasi di decadenza, anche la prosa è molto decadente, ha quel gusto, quel fascino. La narratrice, probabilmente anche per via della vita che ha vissuto, negletta dai genitori, in particolare dal padre, costretta a praticamente crescere da sola in questi collegi, da un collegio all'altro, è fedele ad una visione del mondo estremamente manichea, estremamente essenziale, quella che divide le persone praticamente in dominati e in dominanti. E lei è una dominata fondamentalmente, cioè è dominata dal carisma di questa Frédéric. È ovviamente un enigma il motivo per cui lei subisce questo fascino. Vi cito una parte che mi ha colpito molto in cui lei descrive Frédéric. C'è qualcosa di assoluto e imprendibile in certi esseri, sembra una lontananza dal mondo, dai vivi, ma sembra anche il segno di chi subisce un potere che noi non conosciamo. Anche il titolo suggerisce proprio questo lato un po' masochistico della narratrice, no? I beati anni del castigo, come a dire che c'è in qualche modo una sorta di godimento nel castigo, nella punizione. Infatti dice anche: perseveravo nel piacere dell'andare in fondo alla tristezza, come a un dispetto. Il piacere del disappunto non mi era nuovo. È sicuramente una protagonista che porta i semi del non amore, infatti nonostante la sua prosa sia spesso anche gelida, però noi rintracciamo in questa anche cattiveria che lei ha, in realtà una fame di amore, rintracciamo questa solitudine estrema. Anche tutto il mondo pedagogico borghese di questi collegi è visto, ha un'aria un po' sinistra, perché è come se da giovane ti insegnassero a disciplinare i tuoi sentimenti e ad omologarti, e gli effetti che tutto ciò può avere sulla sanità mentale, tant'è vero che uno dei motivi di fascino di Frédéric è proprio questa sua indipendenza, questa sua lontananza dai valori educativi dominanti. Mi ha ricordato anche un po' Pace separata, anche qui infatti c'è il narratore che dopo anni rievoca la sua esperienza in collegio, e anche qui c'è questo rapporto di fascinazione, di amicizia e anche di rivalità con un altro compagno di corso. Quindi se vi piacciono queste atmosfere, assolutamente I Beati Anni del Castigo, ma anche Una Pace separata di John Knowles. Poi rimaniamo ancora brevemente in Italia, qui sarò estremamente stringata perché ho letto anche Le Perfezioni di Vincenzo Latronico. Se ne è parlato tempo addietro perché era tra i candidati del premio Strega. Io di Vincenzo Latronico avevo letto anche La mentalità dell'alveare, che però non mi è piaciuto assolutamente, anche perché l'impressione che non fosse un romanzo ma fosse un pamphlet di satira politica sul populismo e in particolare sul Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso purtroppo secondo me ci troviamo nello stesso terreno di gioco, perché a me non è piaciuto per niente Le Perfezioni di Vincenzo Latronico, ci sono tutte le cose che mi lamento sempre che non ci siano abbastanza nella narrativa italiana contemporanea, quella più in vista diciamo,
È il racconto di una coppia di expat che vive a Berlino, tutti e due nomadi digitali che quindi lavorano da casa o da qualche caffè o in giro, che sono un po' insoddisfatti della loro vita, una vita un po' di plastica omologata all'estetica dei social, pseudo bohemienne che però hanno voluto fortemente, che hanno cercato, e dall'altro lato però anche l'impossibilità di cambiare, l'impotenza anche politica del cambiamento è un tema di questo libro. Perché alla fine in Italia cosa c'è per loro? Assolutamente nulla, c'è il deserto. C'è anche il racconto della generazione millennial, una generazione un po' disillusa, ma allo stesso tempo anche un po' piagnona, che non sa un po' cosa fare per essere diversa da quello che è, per cambiare le condizioni della loro sofferenza. E quindi c'è tutta la precarietà lavorativa, sentimentale, eccetera, eccetera. Allora, cos'è che non funziona? Beh, la narrazione. Cioè, nel senso che questo per me è il contesto, questo è l'inizio di una storia, ma non può essere, non si può esaurire tutto qui un libro. Invece secondo me si esaurisce tutto qui, cioè sembra un articolo di Internazionale sugli expat che vivono a Berlino, non sembra un romanzo, è un articolo sulla vacuità del vivere moderno, che per carità, scritto bene, però non, per quanto mi riguarda, manca proprio l'anima. Mi ha fatto ridere questa recensione che ho trovato su Goodreads a firma di Alberto. Ho imparato il nome di molte zone di Berlino e di parecchie piante d'appartamento, posso fermarmi qua? E io mi trovo assolutamente d'accordo, perché è un po' freddino come libro. Io come concezione della letteratura ho quella un po' di Philip Roth, che vuole guardare nelle mutande sporche delle persone. A me quello che mi fa, diciamo, che mi delude di più in assoluto in letteratura è l'assoluta bidimensionalità delle cose. Poi c'è da dire che anche il tono di voce fa tutto, perché per esempio ho riletto dopo un tanto tempo L'idiota di Elif Batuman. Perché? Perché appunto, come tutti sapete, perché mi sto portando la testa ormai da tanto tempo, è uscito per Einaudi Out Out, che è il seguito. Quindi ho pensato bene, per rinfrescarmi la memoria, di fare una rilettura di cui vi ho parlato. Ho fatto anche un reading vlog sul canale, quindi già le mie impressioni le avete, anche perché persino alla prima lettura avevo fatto una recensione sul canale, quindi non mi dilungo troppo. Però per rimanere in tema, questo è un antiromanzo, non succede niente, è un romanzo tutto d'atmosfera, pochissima trama, ma è tutto il personaggio che è l'idiota, no? Un riferimento a Dostoevsky. E infatti questo romanzo fa un po' l'effetto di un romanzo russo, per chi legge romanzi russi per la prima volta, dove tutto è molto strano, c'è questa generica sensazione di sconcerto e ti senti un po' orfano in un paese straniero, non sai proprio cosa fare. E questa è la sensazione che prova Selin, la protagonista, che è una matricola al college, ed è un po' a quella purezza della giovinezza, a quel modo assolutamente tenero di essere un'imbranata. È in sostanza una deficiente, come può essere deficiente qualunque persona giovane, e deve vivere in un ambiente ultra competitivo. Vi leggo questa parte. Lei espone qui la sua teoria sui suoi coetanei. Di solito le persone, nel momento stesso in cui ti incontrano per la prima volta, ti prendono le misure come se fossi in competizione per qualche risorsa, quindi una ragazza agitata. È come se vivessero tutti con la paura di un naufragio in cui la scialuppa di salvataggio conterrà solo un certo numero di persone, e ciascuno cercasse di marcare bene il proprio territorio, di identificare le persone sacrificabili, quelle di cui ci si può sbarazzare. E ovviamente lei si sente una di quelle che possono essere sacrificate. Dividono costantemente la gente in due gruppi, gli alleati e le persone sacrificabili. Io voglio tirarmi fuori da questa faccenda, e invece la maggior parte della gente non parla d'altro. Per farvi capire ancora meglio, c'è una scena in cui la protagonista è in Francia, è in un paese straniero, ordina a caso una pietanza dal menù senza sapere esattamente cosa le arriverà, perché non capisce bene la lingua, e le arriva un melone intero, ripieno di alcol, pieno di porto, di vino, che non sa come mangiare. E questa è la descrizione perfetta di questo romanzo, che è allo stesso tempo bizzarro e brillante nello stesso momento, è spassoso ma anche abbastanza drammatico. Comunque parla di relazioni che sono mediate dalla tecnologia, e già si incomincia a intravedere quel discorso su l'artificio, no? Sul fatto che quando siamo sui social o scriviamo le mail, comunque
comunque mettiamo qualcos'altro fra noi e l'altra persona, fingiamo una posa, costruiamo un'identità diversa da quella che è poi la realtà. Un'identità fittizia, c'è uno scarto tra la persona che siamo e la persona che rappresentiamo. E questo poi genera ansia quando ti devi incontrare veramente con quella persona e non solo scrivergli messaggi o le mail, perché ti senti da meno. Voglio dire, è ambientato negli anni 90 questo romanzo, ma in realtà potrebbe benissimo essere ambientato l'altro ieri, perché veramente il concetto di cambiamento nelle relazioni, nel modo in cui noi viviamo le relazioni, è questo, è identico. Quindi persone normali di Sailor Moon o l'idiota di Elif Batuman hanno sempre al centro dei protagonisti un po' inetti, perché appunto frenati da questo dall'apparenza, dal dover sembrare in un certo modo, dal dover essere più intelligenti di quello che si è veramente. E se questo problema ce l'ha una matricola di Harvard, voglio dire, capirete bene che i disgraziati normali ce l'avranno anche 100 volte di più. Altro romanzo molto corto che vi consiglio, magari se vi piace l'horror domestico di Shirley Jackson, perché decisamente quella è l'impronta, è Il tarlo di Laila Martinez. Racconta di una giovane donna, mi sembra che sia ambientato in Spagna, Madrid, comunque l'autrice è madrilena, parla di una giovane donna che vive con la nonna in una casa stregata, in una casa infestata da appunto non soltanto un tarlo in realtà, ma da tanti spiriti che ovviamente nascono da tante ingiustizie che sono occorse in quella casa e che risalgono a generazioni precedenti a quelle della protagonista, della giovane donna protagonista del romanzo. È molto molto corto, eppure ha molto convincente, una declinazione secondo me molto virtuosa del New Gothic, quindi di quei romanzi contemporanei che però si rifanno ad elementi gotici, come appunto la casa infestata, l'imprigionamento, la violenza di genere. In questo caso c'è anche la lotta di classe. Al centro Martinez mette la questione politica, che come sapete si sposa anche molto bene con la questione abitativa, con la questione della casa, della proprietà. Non voglio andare troppo nel dettaglio, anche perché le cose si scoprono mano a mano, quindi c'è un mistero, anzi più di uno, su come sono andate veramente le cose. Però appunto voglio avvisarvi subito che più che i patemi psicologici, quello che è al centro è la questione politica. Devo dire, una bella prova. Se siete nel blocco del lettore, magari potete provare questi romanzi molto molto brevi. E a proposito, per i mattoni americani sto leggendo un po' di cose, fra cui mi sono finalmente decisa a prendere questa raccolta, La carta da pareti gialla di Charlotte Perkins Gilman. In realtà La carta da pareti gialla si rifà ad un racconto particolare, che è anche il primo della raccolta, è il più famoso di questa autrice, che è stato scritto nel 1892, ma poi all'interno di questa raccolta ce ne sono tanti altri che io non avevo letto. Io avevo letto The Yellow Wallpaper, perché di solito è un racconto iconico della letteratura, innanzitutto new gothic anche qui, e poi femminista. L'avevo letto per l'università. Per chi non lo sapesse, Charlotte Perkins Gilman è stata una sociologa, una scrittrice, una poetessa e soprattutto una femminista, che a seguito della sua ha avuto una vita assurda, che non starò qui a raccontare, una vita piuttosto anticonvenzionale, e in particolare una sua esperienza autobiografica servì da spunto per The Yellow Wallpaper, ovvero la sua depressione postpartum. Effettivamente The Yellow Wallpaper è un racconto di appena 20 pagine, prende il via proprio da questa sorta di crollo nervoso che ha subito la protagonista, che se non sbaglio non ha neanche nome, dopo la nascita del figlio. Il marito, che è anche medico e che non capisce assolutamente nulla di psicologia, ha praticamente prescritto alla donna assoluto riposo, senza attività intellettuali, senza lavoro, senza soprattutto incontri con altre persone. Quindi hanno affittato una casa in campagna dove si trasferiscono per 3 mesi in totale isolamento. Quindi l'isolamento è ancora un aggravante che ovviamente non fa altro che far peggiorare la spirale di follia in cui precipita la donna, che addirittura viene confinata in una stanza con la carta da pareti gialla, che lei fissa insistentemente, anche perché le è impedito di fare tutto, persino di leggere e di scrivere, perché può provocare attacchi isterici, certo, naturalmente, e quindi
quindi il fissare la carta da pareti gialla, la, che ha dei motivi particolari, la porta appunto a farli, addirittura vederli muovere, quindi lei entra in questa spirale discendente. Vi consiglio anche gli altri racconti della raccolta perché sono estremamente moderni, cioè anche se sono, questo è un po' triste però è la verità, anche se sono stati scritti alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in realtà sono molto svelti come racconti, la prosa è molto agile, quindi sicuramente ha anche molti spunti. Quindi sicuramente vi piaceranno, secondo me, se vi piacciono le tematiche. Si parla ovviamente di maternità, si parla di ruoli di genere, si parla di indipendenza economica, veramente bellissima raccolta, curata magistralmente, e anche l'introduzione è molto ben fatta, c'è anche un profilo dell'autrice, secondo me, molto completo. A proposito di condizione della donna e di mattoni americani, ho fatto una scorpacciata di libri di Edith Wharton. Ho innanzitutto ascoltato in audiolibro Ethan Frome. Anche lì, classici di meno di 100 pagine che sono mega tragici, amori impossibili, infelicità assoluta. Se vi piace quel genere, assolutamente Ethan Frome, uno dei libri più tristi che io abbia mai letto. E poi, ovviamente, su un tono leggermente più allegro, ma comunque siamo nell'ambito del dramma, L'età dell'innocenza e La casa della gioia. Ma non mi dilungo troppo, io ho adorato la satira sociale unita ad una sana dose di disillusione, fa proprio parte dei miei gusti, è proprio la mia comfort zone. Non mi dilungo perché poi arriverà un approfondimento su quest'autrice, perché appunto L'età dell'innocenza è stata la seconda tappa dei mattoni americani. Lo sapete che poi ve ne parlerò più approfonditamente. Proseguiamo ancora con un altro mattone americano, però extra programma, ovvero La foresta della notte di Dunia Barnes, che però è un mattone americano così per dire, perché l'autrice è americana, perché innanzitutto non è un mattone, anche qui un libro molto corto, e poi soprattutto non è neanche propriamente un classico, diciamo che appartiene più ai classici moderni, alla corrente modernista. Pensate che l'introduzione l'ha fatta Thomas Eliot, e l'autrice è stata di grande ispirazione a scrittori come Anais Nin e Truman Capote. Si tratta di un libro assolutamente anticonvenzionale per l'epoca, perché descrive diverse relazioni d'amore lesbiche in maniera anche molto cruda. In effetti, secondo me, se dovessi descrivere La foresta della notte, direi subito che è un libro su l'esperienza più dolorosa e totalizzante dell'amore non corrisposto. Forse mi ha ricordato un po' i beati anni del castigo, perché anche in questo caso abbiamo delle protagoniste completamente schiave del loro amore verso questa protagonista Robin, che in realtà è la protagonista perché tutti i personaggi ruotano attorno a lei, però noi non conosciamo mai, perché non c'è mai il suo punto di vista, e quindi rimane una figura abbastanza misteriosa e sfuggente. È un po' come se l'amore così estremo portasse poi alla perdita di se stessi, e infatti questo libro non è tanto romanzesco, è più veramente una sorta di, come tra l'altro nella corrente modernista, una sorta di raccolta di aneddoti, di flash, di frammenti. È molto più poetico che romanzesco, ci sono delle frasi bellissime, il problema è che secondo me non sono molto cucite insieme, cioè la trama di insieme è veramente difficile da seguire. È più propenso ad essere rivoluzionario che a costruire una vera e propria trama. È più un romanzo che vuole suggerire emozioni, suscitare impressioni, più che costruire una vicenda dall'inizio alla fine. Tant'è vero che tante parti sono decisamente poco misurate, ci sono dei dialoghi dei monologhi fiume, poi invece frasi brevissime, ambigue, è tutto un po' silenzi eloquenti, cioè è tutto un po' folle. Diciamo che è una descrizione molto accurata del mondo della notte. Dunia Barnes è stata una donna che ha sofferto molto di alcolismo, che ha frequentato la Parigi bohemienne degli anni 20 e degli anni 30, ha fatto della sua vita un'opera d'arte secondo i gusti estetici
terrorizzanti dell'epoca. Sicuramente la sua esperienza la ritengo molto rilevante, soprattutto perché qui c'è un personaggio trans che non vorrei dire cavolate, ma potrebbe essere uno dei primissimi personaggi trans rappresentato, tra l'altro, in maniera non negativa, non parodistica, all'interno della letteratura. Anzi, secondo me con grande lucidità, è tutto molto autobiografico. Il modernismo non è assolutamente my cup of tea, tranne per Virginia Woolf, ma appunto alcune cose. Però l'ho apprezzato, ci sono delle frasi micidiali, per esempio: Robin può andare in qualsiasi posto, fare qualsiasi cosa, perché dimentica, e io in nessun posto, perché ricordo. Gira in cerca di ciò che ha paura di trovare, partorirà guai con quel suo correre e agitarsi e cercare di riportare a casa il mondo. In Robin c'era questo tragico anelito a essere trattenuta perché si sentiva smarrita. E potrei continuare all'infinito perché è veramente un libro molto molto poetico. Infatti non me ne libererò mai perché ho sottolineato letteralmente ogni pagina, però di romanzesco c'è poco, quindi non è un libro che mi sento di consigliare a tutti. Infine, un altro libro molto corto. Infatti volevo dirvi che sì, ho letto tanto, però ho anche letto libri abbastanza agili, ecco, quindi non vi fate problemi se pensate di leggere poco, non conta qua. Quanto leggete, conta anche quali libri leggete e soprattutto come, se leggete con attenzione, eccetera eccetera. Non voglio creare ansia facendovi vedere tutti questi libri. Allora, un altro libro che stavo aspettando perché ha vinto il Pulitzer Non Fiction 2023 ed era stato inserito dal New York Times tra i libri migliori nel 2022, se non sbaglio. Appunto è un memoir, perché è un testo di non fiction, che racconta l'amicizia tra due ragazzi di origine asiatica, entrambi che vanno a Berkeley, che quindi si conoscono al college. All'inizio non si sopportano, in particolare il narratore Hua non sopporta Ken. Hua è di origine taiwanese, mentre Ken è di una famiglia nippo-americana. All'inizio non lo sopporta perché lo considera il classico Chad, quindi il classico ragazzo molto basic che si veste da Abercrombie, piace a tutti, sportivo, chiacchierone, estroverso. Lui invece si sente un artista alternativo e quindi all'inizio lo tratta con un po' di diffidenza e con tanti pregiudizi, e poi invece diventano amici e condividono tantissimo di quella che sarà l'esperienza universitaria. Niente, l'inizio è molto pacato. Sappiamo subito che la musica avrà un'importanza decisiva all'interno di questo testo, perché scandisce proprio lo sbocciare dell'amicizia all'inizio e poi l'approfondirsi dell'amicizia in seguito, tra non solo tra i due ragazzi, ma proprio la musica come mezzo di coesione, strumento di coesione all'interno di un gruppo, soprattutto quando sei giovane e stai cercando la tua identità ed esplori, scopri anche attraverso i gusti non solo musicali ma anche cinematografici, letterari, eccetera. È un po' come se l'arte ti dovesse aiutare a capire chi sei. Poi a un certo punto il testo cambia completamente e diventa molto più intenso e molto più drammatico, perché succede una cosa che cambia completamente il corso dell'amicizia tra i due. Si parla molto di multiculturalismo. Infatti ho visto che su Goodreads mi sembra che ci sia anche la recensione di R.F. Kuang, che è un'autrice fantasy che io ho apprezzato molto. Lei anche interviene su questi temi, il discorso sull'incontro tra culture diverse, no? Nel suo caso la cultura cinese e quella americana. Si parla ovviamente di immigrazione, di politica. Anche questo libro è ambientato negli anni 90, come L'idiota di Batuman, e sto attraversando questa fase di college novel, o comunque di libri che ruotano attorno all'universo, scusate il gioco di parole, universitario. In mezzo ci sono anche i mattoni americani, tra l'altro, perché c'è Moby Dick e altri testi classici fondativi della letteratura americana. Comunque a me è piaciuto molto, quindi consigliato. Visto che l'ho anticipato, vi faccio vedere cosa voglio leggere nelle prossime settimane, e sono tutti dei libri ambientati all'università. Allora, innanzitutto I falsari di André Gide, che tra l'altro era amico di Dunia Barnes, perché anche lui fa parte della corrente modernista, solo che appunto lui è francese, perché vi ho detto che Dunia Barnes ha vissuto a Parigi negli anni 20, negli anni 30, poi il periodo d'oro di Parigi. Anche questo dovrebbe essere un romanzo poco strutturato, esattamente come
nella corrente modernista. E poi invece il libro di esordio di Siri Ustved, di cui io ho già letto Quello che ho amato, lei è anche la moglie di Polostero, e questo è un libro appunto ambientato all'università, l'ho recuperato su Vinted da 2 euro, verrà il giorno che non vi consiglierò più libri fuori catalogo, non ve li mostrerò più, ma non è questo il giorno. E poi ho qualche domanda da farti di Rebecca Mackay. Rebecca Mackay, anche qui un'autrice che già conosco, infatti sto andando un po' sul sicuro, devo dire la verità, perché ho letto I grandi sognatori, edito da Einaudi, invece adesso è passato con questo a Bollati Boringhieri. Sono nel mood college novels, non so perché, ma io assecondo questa mia voglia, perché se un tema, un genere ti chiama, è giusto assecondarlo. Bene, questo video lunghissimo finisce qua, io come al solito vi invito a commentare qui sotto con i vostri pareri e anche con le vostre letture, se avete da suggerirmi qualcosa io sono sempre tutto orecchi, lo sapete. Come al solito vi lascio qui sotto il link per iscrivervi alla mia newsletter, per ricevere tanti aggiornamenti sulle novità letterarie, su approfondimenti sui mattoni americani, e chi più ne ha più ne metta, la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal, i link di affiliazione se comprate qualcosa che vi ho consigliato io attraverso quei link ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, e ovviamente tutti i miei social per seguirmi in altre meravigliose lande di internet. Detto questo è veramente tutto, un bacione a voi la vostra mamma e ci vediamo al prossimo video, ciao!